Buonasera a tutti, come state? Beh, spero tutto bene. Ben ritrovati su Luca Toselli Retro. Oggi in realtà non affrontiamo degli argomenti troppo retro perché parliamo dell'attualità di One Piece. Sono retro perché cerco di incastrarli con cose che abbiamo già discusso all'interno di questo canale, e cioè del primo film dei Pokémon, anzi, della vera trama del primo film dei Pokémon, del radiogramma di Takeshi Shudo e di tutto quello che orbita intorno alla figura del Dottor Fuji, di Mewtwo, del Team Rocket e bla bla bla. Allora, piccola premessa. È lunedì 6 novembre 2023, sono le ore 18:03. Io sono solito non leggere gli spoiler di One Piece, anche se in questo momento sono talmente tanto galvanizzato che quando escono li leggo. Ok? Ve lo dico senza giri di parole. In questo momento non sono ancora usciti, quindi non ho idea di come si svilupperà il flashback di Kuma, di chi ha rapito Ginny e di tutte queste cose qui. Ok? Voglio dirlo subito, perché questo video probabilmente dovrà essere rielaborato, riorganizzato. Ho degli appunti, ogni tanto abbasserò gli occhi e leggerò qua, però non ho idea di quelli che sono gli spoiler sul nuovo capitolo di One Piece, non so nemmeno se usciranno in queste ore, non mi interessa neppure. Se usciranno e andranno in contrasto con questo video, bene, lo cestineremo. Spero che abbiate passato nel caso 10, 15, 20 minuti interessati ad ascoltare delle fregnacce, e ve lo dico subito, secondo me alla fine sarà una fregnaccia tutto il video, però ci tenevo a portarlo perché da quando per la prima volta il re del Biker Raft, saluto il re, ciao, ciao, buona serata, aveva portato questa teoria sul canale, gli avevo commentato dicendo wow, ma sta diventando veramente la trama del primo film dei Pokémon, che tra l'altro qui sul canale, ripeto, abbiamo già affrontato, potete vedere i video caricati, magari vi lascio qui sopra nelle schede il video specifico in cui ho fatto un'analisi di quasi 50 minuti su delle cazzate che però vi ha appassionato abbastanza. Faccio un piccolo riassunto per chi non conosce la storia vera del primo film dei Pokémon, che non è quella che ci ha raccontato al cinema quando eravamo bambini. E infatti c'è il Dottor Fuji, che è uno scienziato sposato con una figlia di nome Amber. Questa bambina muore per cause anche legate appunto al padre, la moglie lo lascia, la famiglia si distrugge. E il professore inizia a studiare, a documentarsi per quanto riguarda la clonazione degli esseri umani. Il Team Rocket, con a capo Giovanni, è interessato a clonare Mew, un Pokémon estinto di cui ha ritrovato un fossile, una ciglia, su qualche montagna durante delle spedizioni precedenti. Dottor Fuji viene appunto assunto dal Team Rocket e inizia a lavorare alla clonazione dei Pokémon per perfezionare il suo esperimento, dato che i suoi cloni, quelli della figlia, quelli che era riuscito a creare, avevano dei difetti. Dopo poco tempo si ritrovavano di fronte alla morte, andavano in decadenza, non c'era niente da fare. A un certo punto, Dottor Fuji riesce a replicare Mew, crea quindi Mewtwo, insieme ad altri cloni, come quello degli starter di Kanto, Charmander, Squirtle, Bulbasaur e della stessa Amber. E Mewtwo osserva, gioca, fa amicizia con questi cloni che sono stati creati insieme a lui. Però, come dicevamo prima, questi cloni sono destinati a morire poiché instabili, e Mewtwo inizia ad avere dei sentimenti, a provare dei sentimenti come la tristezza, a sviluppare qualcosa che va al di fuori di quello che aveva pensato di poter creare, magari anche solo Mr. Fuji. E poi sappiamo tutti come va a finire. Mewtwo si ribella, distrugge il laboratorio, uccide Fuji e gli altri scienziati, e poi si unisce a Giovanni perché gli va a proporre la possibilità di controllare i suoi poteri. Quindi questa è la storia, macro storia del radiodramma, in cui abbiamo uno scienziato, un uomo, un padre distrutto dal dolore che in qualche modo vuole cercare di ripristinare il ricordo di sua figlia per non farlo morire, anche a costo dell'etica legata magari alla professione. Erano altri anni, si parlava tanto di cloni, si parlava di pecora Dolly e di tutte quelle robe lì, però anche oggi è ancora attuale tutto ciò. Perché? Perché Oda lo sta ritirando fuori. Sta tirando fuori alcuni di quegli esempi lì, e vediamo fino a dove si può spingere, perché a me è venuto veramente a fare il parallelo uno a uno con il radiodramma, con il primo film Mew contro Mewtwo, con la vera storia, con quello che è stato il Dottor Fuji e tutte queste cose qui. Cerchiamo di fare un parallelismo, no? E quindi il governo mondiale. Governo mondiale che magari vuole rimuovere la flotta dei sette e potenziare la marina, e per farlo ha bisogno di un esercito
che possa nascere grazie alla scienza. La prima soluzione che viene creata è stato il pacifista. Ora invece abbiamo addirittura i serafini all'interno di tutto questo discorso. Vegapunk si mette a disposizione del governo per soldi, principalmente, e inizia a lavorare per fornire loro queste armi. I pacifista, come sappiamo, sono delle vere e proprie copie di Orso Bartolomeo, che si è messo a disposizione del governo a livello di corpo e di mente. E qui c'è la prima domanda. Perché ha voluto fare una roba di questo tipo? Infatti Kuma è un bucaniere, il governo voleva ucciderlo, lo sappiamo, l'abbiamo letto nel flashback in questi giorni. Lui è scappato da God Valley e ha avuto un confronto anche a livello di ideali con Saturn, che è la massima carica conosciuta, perché ovviamente il civile non conosce Imu. Rimangono un po' all'oscuro di questa figura, anche se prima o poi, dato che Sabo è venuto a conoscenza di questa figura, l'ha rivelato a Ivan Kofea Dragon, il mondo sarà pronto ad accettare anche questa verità? Vedremo. Kuma non vuole sposare Ginny, l'abbiamo visto, perché sa di essere un bucaniere, sa cosa è successo ai suoi genitori e non vuole assolutamente metterla in pericolo, anche se lui è innamorato marcio di lei, ce lo dice, veramente. Bonnie non sembra però essere la figlia di Kuma, per quello che ci viene raccontato a The Ged. Vado un po' a riassumere, perché dopo aver visto i ricordi di Orso, la bolla di dolore di Orso è sconvolta. Ruffy addirittura ha detto che ha pianto tutta notte e lei ignola dicendo no, non è vero. Un comportamento molto infantile, in realtà, quasi voler nascondere questa cosa. Nel flashback di Orso non compare 24 anni fa, e cioè l'età che Oda le va a attribuire nell'SBS, non c'è nemmeno una figura di Ginny in dolce attesa, non abbiamo nemmeno una figura di Bonnie 14 anni fa, quando dovrebbe avere già 10 anni, insomma. Nel flashback di Orso e di Ginny non c'è traccia di Bonnie, non c'è. Saturn addirittura non aveva interesse nell'ucciderla, e se è figlia di sangue di Orso significa che è anche una bucaniere, e lo stesso Saturn ha specificato che tutta quella razza è destinata a morire per colpa dei crimini che hanno commesso. E allora perché lasciare andare una discendente diretta dell'ultimo superstite dei bucanieri? E viene ripetutamente detto da parte di Vegapunk, da parte di Saturno stesso e anche da parte di Kizaru che in realtà Bonnie è soltanto una bambina. Perché ribadire questo concetto? Perché specificare ancora che è solo una bambina? Quindi non ha veramente 24 anni, come ci ha detto Oda nell'SBS. Andiamo avanti, perché Bonnie ha dei ricordi di Vegapunk a Egghead con la testa grande e non con la mela. E ricordiamoci anche questa cosa. Vegapunk costruisce i satelliti proprio per dividersi i compiti, e alcuni di essi hanno dei riferimenti caratteriali e fisici nei confronti di Ginny, che è molto simile a Bonnie. Nell'ultimo capitolo, anche quando è vestita da rivoluzionaria, sembra veramente vestita come Bonnie. E ci lascia un po' l'amaro in bocca, perché non abbiamo ancora le informazioni per collegare definitivamente il tutto. Jinbe a Egghead racconta a Bonnie la storia di Orso, per come la conosce lui perlomeno, quindi potrebbe essere vera così come no, e dice Orso era un tiranno, re di Sorbet, cacciato dal suo regno da parte dei suoi abitanti, divenuto un pirata, arruolato in seguito nei rivoluzionari, catturato dalla marina, condannato all'ergastolo, e poi è arrivato Vegapunk, affascinato dal suo corpo, che lo ha salvato, e da lì si è iniziato a lavorare sui pacifista. Qualcosa non mi torna, qualcosa non mi torna, perché a livello temporale Kuma potrebbe ancora diventare il re di Sorbet, in realtà. Però Jinbe ci dice che è diventato pirata e rivoluzionario dopo la cacciata dal suo regno. E noi abbiamo visto che Kuma, in realtà, è già entrato nei rivoluzionari all'interno del flashback senza essere diventato sovrano di Sorbet. Quindi dobbiamo capire questa cosa qua. E poi Kuma non sembra avere per nulla quel tipo di carattere, anzi è un ragazzo gentile, disponibile, empatico. Qualcosa non torna sulla definizione di tiranno. La mia lettura qui è che gli sia semplicemente stato appioppato il termine dal governo, e così poi è stato tramandato ed è diventato ufficialmente tiranno anche senza esserlo mai stato. Insomma, alla fine è passato alla storia con quella nomea e non può fare niente per scrollarsela di dosso. Bonnie infatti reagisce male alle parole di Jinbe, dicendo che Orso odiava il governo, che non avrebbe mai collaborato con loro e che fu Vegapunk a fare da tramite tra Orso e il governo, e qui inizia un po' a puzzarmi il tutto. Ohara, 22 anni fa, qualche mese prima di Kuma nei rivoluzionari,
dato che avviene nello stesso anno dell'arresto di Kuma e di Ginny, liberati poi da Ivankov e di Dragon. A Ohara, Dragon rimprovera Vegapunk per essere un cane del governo. Poi, dall'ultimo capitolo, sappiamo che Dragon in principio era un Marines, e quindi questo dialogo assume tutto un altro gusto. Però Vegapunk fa capire che lui era interessato soprattutto ai soldi per portare avanti le sue invenzioni e la sua scienza. Bene, questo è il riassunto che abbiamo dal manga di One Piece, e ora inizia la superillazione in cui cerco di incastrare quello che è il primo film dei Pokémon versione originale con quello che potrebbe essere il futuro della trama di One Piece. Abbiamo due scienziati, Fuji e Vegapunk. Entrambi sono affiliati alla mafia, che sia il Team Rocket, quindi un'associazione criminale, oppure che siano dei corrotti come il governo mondiale, questo non ci importa. Ognuno di essi ha dei tornaconti personali. Il primo perché vuole portare avanti qualcosa di legato alla sua famiglia, Fuji. Il secondo per soldi, semplicemente, o per altro che ancora non sappiamo, cioè Vegapunk. Abbiamo però visto un rapporto particolare tra Bonnie e Vegapunk, perché lei prima voleva ucciderlo, perché pensava che era la colpa della morte di Orso era soltanto di Vegapunk. Poi si calma e cambia bersaglio dopo essere entrata nel dolore di Orso e aver visto determinate cose che noi ancora oggi non sappiamo. Invece il vecchio cerca sempre di proteggerla. Cioè, c'è stato anche un momento in cui Vegapunk arriva a rimproverare Franky dicendogli che un uomo grande e grosso come lui doveva salvarla da Kizaru. Ma Franky cosa mai avrebbe potuto fare nei confronti di Kizaru? E mentre Bonnie attacca Saturn, c'è una conversazione tra Vegapunk e qualcuno su Orso. Quel qualcuno sembra essere proprio Saturn, che chiede di eliminare definitivamente la coscienza di Kuma. E infatti lì Bonnie accusa Saturn di aver ucciso definitivamente Orso, ed è qui che scopriamo poi dei bucanieri. Nei ricordi di Bonnie si parla di Nika. Lei da piccola balla insieme ad Orso al ritmo del padre di Kuma, ed è Bonnie che qua chiede a Kuma se anche lei sarà liberata da Nika. Ma liberata da che cosa? Perché mentre Vegapunk ripete per l'ennesima volta che Bonnie è una bambina, abbiamo proprio questa domanda. E Orso gli dice assolutamente sì. Quindi io ormai do per scontato che Bonnie non abbia 24 anni e che non sia figlia biologica di Orso e Ginny. Però andiamo avanti, perché semplicemente non ha sangue bucaniere, o sarebbe stata bersaglio del governo. Orso infatti si rifiuta di sposare Ginny per paura, figuriamoci avere un figlio insieme a lei, che significherebbe mettere in pericolo anche un'altra vita. Non c'è traccia, come dicevamo prima, di lei nel flashback, e Vegapunk continua a definirla una bambina. Non è mai stata schiava, quindi da che cosa doveva essere liberata, semplicemente? Quindi Bonnie clone di Ginny mi sembra ormai scontato, con Orso che utilizza i suoi poteri, come chiesto da Vegapunk nel capitolo 1072, per estrapolare i ricordi. Però Bonnie dice di ricordare Vegapunk con la testa grossa, mentre nel ricordo del 1072 abbiamo un Orso ancora cosciente e un Vegapunk già in modalità mela. La stessa ragazza aveva detto di essere stata a Egghead quando il laboratorio non era ancora così sviluppato. Prima di Egghead, Vegapunk si trovava a Punk Hazard, che viene distrutto 4 anni prima della storia attuale, quindi 2 anni prima dell'inizio del viaggio di Luffy. Orso a Sabaudi è cosciente, ma già da Thriller Bark lo avevamo visto in modalità cyborg, editato, diciamo così, da Vegapunk. Quindi la domanda da farsi, in questo caso, anzi le domande da farsi, è quando si è tagliato la testa a Vegapunk, a Egghead, a Punk Hazard, perché questo deve essere accaduto prima del time skip e prima di togliere definitivamente la coscienza a Kuma. Ipotizziamo così, davvero, 4 anni fa, subito dopo l'esplosione di Punk Hazard, e subito dopo essersi stabilito ad Egghead, dove ha formato il Punk Records e bla 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 e tutti i satelliti. Per far combaciare i ricordi di Bonnie e di Vega senza mela, in un laboratorio ancora piccolo, dobbiamo per forza collocare quel ricordo intorno a 3 anni e mezzo fa, perché Vegapunk comunque nel momento in cui arriva Egghead, costruisce il laboratorio, anche se piccolo, si taglia la testa e fa tutto, serve un po' di tempo. Vegapunk infatti lascia Punk Hazard 4 anni prima, Bonnie ricorda di Vegapunk, Orso rimane nelle mani di Vegapunk, Bonnie se ne va, Vegapunk si taglia la testa e crea i satelliti. Non può esserci stato tutto nella stessa settimana, ci sono troppi eventi. E infatti Bonnie non ha ricordi, non conosce nessuno dei satelliti, ha ricordi soltanto di Vegapunk quando ancora non aveva la mela.
inizia a essere un pochino tirato, no? Il tutto, quindi quando sarebbe nata Bonnie? Da chi? Ginny? Nata da lei? Dove è finita? Sono identiche, sono due mangione, ma 14 anni prima lei è stata catturata e Bonnie non c'era, a meno che non ci sia stata ancora presentata. E allora ecco la fregnaccia, no? A cui credo poco, anzi non credo minimamente, ma che andrebbe ad incastrare il film di Pokémon e che andrebbe a spiegarci in realtà alcune cose, anche se in maniera molto tirata. Perché esattamente come Mr. Fuji, Vegapunk potrebbe essere il padre della ragazza clonata inizialmente. Quindi Ginny, figlia di Vegapunk, resa schiava, che ha ereditato l'intelligenza dal padre, come abbiamo visto anche a God Valley, e poi evasa dopo una schiavitù a Marijuà insieme ad Orso e a Ivankov. Ecco perché Bonnie ricorda Vegapunk senza mela. Sono ricordi di Ginny quando ancora era insieme al padre, estrapolati grazie al potere di Orso. Lo so, state male, state malissimo. Andiamo avanti. Perché Bonnie in questo caso potrebbe essere già stata creata a Punk Hazard, poi la coscienza le sarebbe stata conferita soltanto successivamente a Egghead. Vegapunk, parlando con Orso, parla dei 21 grammi di anima e chiede quanto peserebbero i suoi ricordi per capire se l'anima può passare attraverso i ricordi. E quindi Bonnie sarebbe il clone di Ginny, con i ricordi alterati di quest'ultima, estratti da Orso e poi successivamente modificati dal dottor Vegapunk. Ecco perché Orso e Vegapunk sono così legati tra di loro. Ginny è stata la chiave per unire il destino di questi due. Orso per avere ancora la persona che amava, e invece Vegapunk per la sua natura di scienziato e per non far morire i ricordi della figlia in maniera definitiva. Per questo poi i cloni femmina del dottore, per quanto riguarda i satelliti, hanno tutte le sembianze fisiche e caratteriali di Ginny. Voleva comunque circondarsi del volto e del ricordo di quella che era la sua bambina e che, dalla quale poi si è separato per via di tutta la storia, perché poi Vegapunk e Ginny non li abbiamo mai visti insieme e Vegapunk non ha mai parlato di Ginny fino a questo punto. L'unico motivo per cui poi Orso sia riuscito a collaborare con il governo che gli ha ucciso i genitori deve essere per forza legato all'amore che prova nei confronti di Ginny o di Bonnie, a seconda di come la vogliamo vedere. Quindi la scienza era l'unico modo possibile per Orso per amare ancora qualcuno e allo stesso tempo per proteggerlo. E di chi fidarsi se non di Vegapunk, cioè il padre della donna che alla fine ha amato? Ora, non so chi abbia rapito Ginny 14 anni fa, e non sappiamo nemmeno dove sia finita, proprio perché gli spoiler non sono ancora usciti. Probabilmente è morta, la butto lì, e i suoi resti sono stati recuperati da Vegapunk per creare i Bonnie, in qualche modo, questo al di là della fregnaccia Vegapunk padre di Ginny oppure no. Ripeto, io non credo che Vegapunk alla fine sarà il padre di Ginny, è forzatissimo, si collega soltanto all'idea originale di Shudo per Pokémon, però spiegherebbe anche il perché voler difendere Bonnie a tutti i costi, anche a costo della morte, perché i satelliti assomigliano incredibilmente a Ginny e il perché Vegapunk si riferisca a Bonnie sempre come una vera e propria bambina, perché è sì un clone, ma con l'anima di Ginny. Vegapunk quindi è cosciente di questa cosa, perché no, Bonnie non ha il sangue bucaniere, no, Bonnie non è figlia biologica di Orso, no, non è la vera nipote di Vegapunk, perché ovviamente è un clone, anche se con un'anima, con dei ricordi, ma sia Orso sia il dottore sono disposti a scendere a compromessi pur di proteggerla, anche andando contro quella che è la loro etica, contro quello che è tutto il loro pensiero del mondo. Quindi i ricordi di Bonnie legati ad Orso sono quelli di Ginny ma modificati, sempre di amore parliamo ma visto da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. E Vegapunk poteva dare vita al clone ma aveva bisogno di Orso per legarle un'anima e una storia. Senza Orso Bonnie non avrebbe mai conosciuto la parola amore, sarebbe stato semplicemente un clone senza ricordi. E invece grazie al potere di Orso i ricordi ce li ha. E quindi Orso ha deciso di farsi annullare per proteggere Bonnie, ha fatto un patto col governo che era venuto a sapere, a conoscenza dell'esistenza di sua figlia, gli ha rivelato che non era sua figlia biologica e che quindi non poteva avere il sangue dei bucanieri, ma soltanto un clone di Vegapunk, ed ecco perché lo stesso Saturn non è interessato ad ucciderla e dice che sono una bambina, è consapevole di questa cosa. Ripeto per la terza volta, così è chiaro, probabilmente Vegapunk non è il padre di Ginny e nonno di Bonnie, di conseguenza, anche se nonno tra virgolette. Ma sono abbastanza convinto che la piratessa non sia davvero figlia di Kuma.
per le motivazioni che abbiamo esposto fino adesso. Quindi la storia dei cloni mi sembra molto sensata e in topic anche banalmente con quello che stiamo vedendo tra Stussy, i pacifisti o i cloni di Vegapunk come i satelliti. Concludo con una chicca. Vegapunk ci ha raccontato che i frutti del diavolo nascono in seguito ad un desiderio espresso dalla popolazione e guarda caso Bonnie ha un frutto che invecchia o ringiovanisce a piacimento. Potrebbe essere nato dal desiderio di Kuma o di Vegapunk per proteggere l'identità di Bonnie? Sempre stando al parallelismo nei confronti del radiodramma di Pokémon, beh, Dottor Fuji poi muore. Quindi, secondo questa teoria per modo di dire, semplicemente il collegamento per cercare di incastrare le due storie, Vegapunk sarebbe destinato a morire. E secondo me è delle due molto più facile che muoia Orso, perché al termine del flashback di Orso avremo a disposizione un personaggio risolto completamente, con più niente da dire, senza più un'anima, anche distrutto in questo momento parzialmente da Kainu all'interno della loro ultima lotta. Quindi io credo proprio che Orso sia destinato a scomparire. Però fatemi sapere un po' le vostre opinioni qui sotto nei commenti, fatemi sapere quanto è marcia questa roba che vi ho detto adesso, però non potevo fare altro che notare questo collegamento, questa storia di cloni e il fatto che puzzi troppo. Bonnie non può essere figlia di Kuma e di Ginny, cioè mi rifiuto di pensarlo. Oda, se riesce a incastrare sta roba qua, è un maledetto bastardo, non c'è nient'altro da aggiungere. Ciao ragazzi!